Ciao! In questo video andremo a sciogliere il nostro corpo, in particolare la zona del petto e delle spalle. Questo scioglimento iniziale può essere proprio la parte iniziale di una normale lezione, di una normale pratica e prepara il corpo per affrontare delle asana più intense. Quindi iniziamo subito, iniziamo proprio dalla posizione di Virasana. Può essere semplificata perché è una posizione che potrebbe dare fastidio non solo alle ginocchia ma anche ai vostri piedi. Quindi potete scegliere di mettere un cuscino, appoggiarvi su dei blocchetti da yoga o dei libri, oppure mettere uno spessore proprio a livello del cavo popliteo, quindi dietro al ginocchio. Non preoccupatevi se vi dà fastidio questa posizione, potete in qualsiasi momento scioglierla e mettervi magari seduti. Okay. Iniziamo portando l'attenzione prima al nostro corpo, quindi da questa posizione chiudiamo gli occhi, lasciamo andare bene il nostro corpo, lasciamo andare le spalle, le braccia, lasciamo andare le cosce, i piedi. Sentiamo che la nostra schiena è bene allungata e la testa cerca di allungarsi bene, espandersi verso l'alto. Da qui portiamo l'attenzione al nostro corpo. Proviamo a sentire se ci sono delle zone un pochino più tese che magari ci danno più fastidio rispetto ad altre. E proviamo a lasciarle andare. Proviamo a portare in queste zone il nostro respiro. Proviamo ad espanderle e a lasciare che si ammorbidiscono, che si lasciano andare. Ora, portiamo l'attenzione al nostro respiro. Sentiamo l'aria che entra e l'aria che esce. E attraverso il nostro respiro portiamo l'attenzione al petto. Ad ogni inspirazione proviamo ad espandere il nostro petto. Apriamo le spalle, portiamo lo sterno in avanti. E ad ogni espirazione proviamo a lasciare andare, a chiuderlo, rilassarlo. Inspiro, sento l'espansione ed espiro, provo a lasciare andare. Inspiro, apro il mio petto, porto avanti bene lo sterno ed espiro, lascio andare. Sento se in questa zona ci sono delle rigidità quando provo ad espanderle. Provo a portare la mia attenzione, provo anche lì a sciogliere, a lasciare che questo movimento di espansione sia fluido, libero, il più naturale possibile. E da qui, lentamente, riapriamo gli occhi. Fissiamo prima un punto a terra davanti a noi e poi riportiamo lo sguardo in avanti. Portiamo le nostre mani sulle spalle ed inspirando andiamo a fare come delle circonduzioni, quindi inspiro, porto vicino i gomiti, riporto più in alto possibile ed espirando vicino le scapole dietro, porto i gomiti indietro. Inspiro, faccio avvicinare bene i gomiti, su. Ed espiro, scendo. E di nuovo, inspiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Andiamo dall'altra parte. Inspiro, avvicino i gomiti dietro. Li porto su il prima possibile. Cerco di avvicinarli, portarli a contatto. Inspiro. Espiro, chiudo. Inspiro, avvicino le scapole.
Apro bene il mio petto ed espirando chiudo i gomiti. Ultima volta inspiro. Espiro, molto bene. Lascio andare. Da qui porto in avanti le mie mani. È come se avessi qualcosa, come se tenessi in mano una palla, un vaso. E da qui andiamo a lavorare con le nostre scapole. Quindi abbassiamo bene, allontaniamo le spalle dalle orecchie. Quando inspiro, avvicino bene le mie scapole dietro. Tengo bene sempre quello che ho davanti, lo tengo bene saldo. Non allargo troppo le mani, ma rimango in avanti. Inspiro, apro ed espiro. Allontano le scapole. Allungo, ma cerco di appoggiare quell'oggetto il più lontano possibile rispetto a me, sempre tenendo bene le spalle lontano dalle orecchie. E da qui inspiro, apro, espiro, allontano e allargo bene le mie scapole. Inspiro, apro il petto, chiudo le scapole ed espiro, lascio andare. Inspiro, apro il petto, chiudo le scapole ed espiro l'ultima volta. Allontano le scapole, mi allungo e risucchio bene il mio petto ed espirando sciolgo. Ora andiamo a portare dietro, apriamo bene le nostre spalle, allarghiamo bene il gomito, appoggiamo il dorso della mano alla colonna, vi faccio vedere in questo modo. Appoggiamo bene il dorso della mano mentre portiamo la mano della mano sinistra a destra con il palmo a contatto della mano sinistra, quindi siamo in questa posizione. Da qui aggancio bene le mie dita, quindi chiudo la mia mano, aggancio bene le dita e provo, inspirando, ruoto bene le spalle indietro, attivo un pochino l'addome per non spanciare e provo a portare bene i gomiti indietro e ad aprire le mie spalle. Apro bene, cerco di portare indietro le spalle, portare indietro i gomiti e traziono come se volessi separare le mie mani. Ed espirando lascio andare. Andiamo dall'altra parte. Quindi porto la mano, il dorso della mano destra sulla schiena, la mano sinistra e i palmi a contatto. Chiudo bene le mie mani a pugno, ruoto le spalle, vi faccio vedere, okay. È più comodo di così, ruoto bene le spalle, attivo l'addome e cerco di trazionare. E vi faccio vedere anche di qua, mi raccomando non fate questo, ma tenete bene e ruotate, solo proprio un lavoro di spalle. E le scapole, cercate di chiudere le scapole dietro. Cercano di separarsi, cercano di allontanarsi. Inspiro bene ed espirando sciolgo. Molto bene. Ora sciogliamo anche la nostra posizione di Virasana, che so che non è comodissima, e ci portiamo in quadrupedia. Se volete potete un pochino sciogliere le vostre caviglie. Ok. Da questa posizione apro bene la mano destra, il braccio destro lo porto verso l'alto, inspiro, espirando lo faccio passare sotto il braccio sinistro, vado ad appoggiare bene tutto il mio braccio destro a terra, cerco di lasciare i fianchi in linea, vado, la mano sinistra può rimanere o piegata davanti al viso, che cerca proprio di spingere bene a terra, oppure portarla in avanti e sempre andare ad aprire bene la mia spalla, quindi in questa zona devo provare a spingerla verso il basso. Il sedere spinge nella direzione opposta della mano. La testa è ben appoggiata. E attivo. Allungo bene. Sento bene la spalla che lentamente si allunga. Molto bene. Da qui lentamente ritorno con la mano sinistra vicino al viso. Spingo a terra e ritorno in quadrupedia. Ora andiamo dall'altra parte, quindi porto il braccio sinistro verso l'alto, inspiro ed espirando lo faccio passare sotto il braccio destro, appoggio bene la mia spalla, appoggio la testa, la mano destra è vicino al viso, spingo bene a terra per raddrizzare i miei fianchi.
Da qui, se voglio, posso provare a portare in avanti il braccio destro e andare in allungamento, bene, allungare bene anche la mia spalla. E rimaniamo. Inspiro, espiro, cerco lentamente di lasciare andare il mio petto, le mie spalle. Spingo bene a terra, cerco di allungarmi il più possibile. Molto bene, lentamente torno con la mano vicino al viso, spingo bene a terra e ci riportiamo in quadrupedia. Da qui andiamo nella posizione di Anahatasana, quindi andiamo un pochino in avanti con le mani, rimaniamo, cerchiamo di tenere sempre le ginocchia piegate di circa 90 gradi, allunghiamo bene in avanti le nostre mani, lasciamo andare i gomiti, li lasciamo belli morbidi. Se vogliamo possiamo appoggiare la testa. Cercate anche qui di lasciare andare il più possibile le vostre spalle, cercare con l'intenzione proprio quella di portare il petto verso il basso. Se volete potete provare ad appoggiare il mento. Lasciate andare bene le vostre spalle, le vostre braccia sono morbide. Cercate di non di lasciare che naturalmente il petto si apra e scenda naturalmente verso il basso. Senza forzare le spalle, anzi allungandole il più possibile. Molto bene. E da qui lentamente ci portiamo a terra, con la pancia a terra, uniamo le nostre mani, quindi sono una sopra l'altra, andiamo a sciogliere un pochino le nostre spalle, il nostro corpo, portando la fronte sui palmi delle mani, muoviamo un pochino il nostro corpo per dare un po' di sollievo, un pochino riposare. Bene, da qui entriamo in una piccola sequenza di apertura del petto, di posizioni di apertura del petto. Iniziamo dalla sfinge. Quindi portiamo i gomiti sotto le spalle, le mani sono avanti a noi, belle aperte e belle che fanno presa sul nostro tappetino. Attiviamo bene l'addome in modo tale da proteggere la zona lombare, anche le gambe sono belle attive, ruotiamo le spalle e le allontaniamo dalle orecchie. Qui siamo in questa posizione, iniziamo proprio, dobbiamo sentire che questa apertura viene dal petto, lo sterno che provo ad andare avanti, non è questo, ok? Ma è proprio un'apertura solo della zona alta della mia schiena. E per aiutarci in questa posizione proviamo a trazionare un pochino con le mani sul tappetino, in modo tale da allontanare, aiutare le spalle ad allontanarsi e sentiremo come lo sterno vuole proprio andare in avanti. Sentiamo questa spinta come dello sterno in avanti, le mani trazionano verso di me e per effetto opposto lo sterno vuole andare in avanti, vuole aprirsi e rimaniamo, inspiriamo ed espiriamo, allungate bene il collo, non state in questa posizione, allungate sempre vicino alla gola. Inspiro bene ed espirando sciogliamo molto bene, riportiamo la testa sulle nostre mani, sciogliamo un pochino il nostro corpo e ci prepariamo per la posizione della locusta. Da qui portiamo le mani lungo il corpo con i palmi delle mani verso il basso, la testa è ben appoggiata, la fronte è appoggiata al tappetino. Da qui proviamo prima a far salire il busto, poi faremo salire le gambe e poi tutto insieme per la posizione della locusta. Da qui ruotiamo bene le nostre spalle, le mani iniziano a spingere a terra, ruotiamo anche un pochino il coccige all'interno in modo tale da proteggere la zona lombare, spingiamo bene con i piedi a terra, con le gambe sono belle attive e con le mani facciamo come dei ragnetti a terra che mi aiutano a sollevare il mio petto. Apro bene il petto, anche qui è solo lo sterno che cerca di venire avanti, non è un piegamento che si attiva dalla zona lombare. Inspiro, allungo bene la testa,
con le mani proprio come se qualcuno mi stesse tirando indietro dalle mani. Inspiro a lungo ed espirando scendo, molto bene. Ora, da questa posizione lasciamo sempre la fronte a terra. Allungo bene, allontano le spalle dalle orecchie, allungo bene le mie gambe e attivo, cerco di alzare solo le gambe. Attivo il gluteo, attivo l'addome per non affaticare la zona lombare. Ed espirando scendo. Ora cercheremo di unire tutto, quindi alzare, alzeremo bene il busto e alzeremo le gambe. Nello stesso momento ricordatevi di spingere bene a terra con le mani e come prima cosa andiamo ad alzare un pochino il sedere verso l'alto, ruotare il coccigen dentro e proteggere bene tutta la zona lombare. Quindi da qui ruoto le spalle indietro, mi preparo, espiro ed inspirando entro nella posizione della locusta, alzando bene il busto e alzando bene le mie gambe. Allontano le spalle dalle orecchie, la testa è allungata. Inspiro bene ed espirando scendo. Molto bene, porto le mani vicino alle spalle, spingo a terra e mi porto nella posizione del bambino. E qui rilassiamo bene la nostra schiena. Bene, questa era una prima parte, un primo scioglimento. Ora vi consiglio di potete o rifarlo, magari fermarvi un pochino di più in queste posizioni, oppure fare una sequenza magari di apertura del petto, con asana di apertura del petto, apertura del cuore. Grazie, spero che vi sia piaciuto e al prossimo video.